Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come la bellissima Carla Bruni, nonostante gli anni 80 e 90 siano passati da un bel pezzo, è ancora oggi una donna a dir poco splendida, dotata di uno charme e di un fascino che non sembrano subire il trascorrere inevitabile del tempo. E ora ha incantato tutti alla sfilata di Bulgari. Divina in abito lungo. Una vera gioia per gli occhi e una coccola per il cuore, ha fatto sognare tutti quanti ancora una volta Carla. La donna, super modella e con un curriculum anche da cantante, ha deciso di rimettersi in pista a Parigi. Splendida e magnetica come nessun'altra. Lei è tornata. Fan in estasi. Carla Bruni, la divina è tornata, Carla Bruni colpisce ancora e più dritto al cuore. La bellezza è ancora presentissima in lei, così come lo charme, l'eleganza e la grazia. Per la supermodella il tempo pare essersi davvero fermato. E vederla poche settimane fa a Parigi, la capitale della moda, alla nuova sfilata di Bulgari, scendere da una magnifica scalinata e mostrarsi al pubblico, è stata una vera gioia per gli occhi. La divina è tornata, splendida in lungo. Ha incantato tutti, capelli sciolti, perfettamente lisci, che le cadono ben oltre le spalle, dotati di una splendida e alquanto sbarazzina frangetta che mai come quest'anno è tanto in voga. Make-up leggerissimo, elegante e raffinato, studiato nei minimi dettagli, come si conviene per una star come lei, amata, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, ieri come oggi. Tacco 12 e vestito lunghissimo a spalla larga, ben accollato e nero. Morbido con tanto di ampia gonna. Collier e bracciali Bulgari, marchio per il quale si stava accingendo a sfilare innanzi a un pubblico selezionatissimo che lei ha incantato in un battito di ciglia fin da quando ha fatto ingresso in sala, scendendo da una scala. Il suo sorriso, dolce e raggiante, ha poi fatto il resto, anche il figlio fa il modello. E per un gradito ritorno, ecco anche un bel debutto. Ha infatti di recente debuttato in passerella per Versace, esattamente come ben 30 anni fa era accaduto a lei, Aurelien Enthoven, il suo bellissimo figlio primogenito, classe 2021. E come location per la prima ha scelto la settimana della moda milanese. Un debutto il suo indubbiamente molto chiacchierato e apprezzato. E le foto della sua sfilata, come è normale che sia, sono diventate in men che non si dica virali. E se come si suol dire, il buongiorno si vede fin dal mattino. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per aggiornare le ultime novità prima di tutti. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.